La gizzoteca è l'ultimo preziosissimo tassello di questi lavori, sì, iniziati 2 anni e mezzo fa e siamo veramente felici che tutto, grazie a Dio, è andato bene perché era un'impresa titanica, cioè rinnovare questo museo per portarlo dall'Ottocento al XXI secolo, come richiesto dalla riforma Franceschini. È stato non facile, con tante battute d'arresto, innanzitutto con la sospensione dell'autonomia, poi seguito a ruota dalla pandemia e tutte le sorprese che un edificio storico nel passare dei lavori ci presenta. Quindi abbiamo fatto dei lavori ciclopici che iniziavano dalle capriate trasandate e finivano nei sotterranei su 3.000 metri quadri. E abbiamo rinnovato tutto, c'è un'impiantistica completamente nuova, l'aria condizionata per la prima volta in tutte le sale è funzionante, tra l'altro, e le luci a LED di ultimissima generazione, anche questi che valorizzano ora ogni singola opera in questo museo e soprattutto ci aiutano anche a risparmiare perché l'efficientamento energetico è molto importante. Questa gizzoteca, come potete immaginare, l'abbiamo dovuta disallestire completamente, che era un'impresa che non ci fece dormire la notte, trattandosi di gessi che sono il materiale più fragile che uno possa immaginare. Per di più, in un museo che non ha deposito, quindi tutte le opere dovevano essere collocate in qualche parte. Qui al centro avevamo costruito un white cube, un deposito temporaneo, mentre abbiamo trasportato i busti in scaffali come in un deposito visitabile in varie parti del museo. Anche le ninfe sono uscite e ci facevano compagnia durante questo periodo della pandemia e del lockdown.